ditemi voi quando parto. Prego, direi. Sì, ci siamo. Personalmente, come Chiesa Fiorentina, siamo molto grati al Santo Padre per la scelta di un prete fiorentino come mio successore sulla cattedra dei Santi Zanobi e Antonino. Un prete che ben conosciamo, una salda spiritualità biblica che è l'anima di tutto quello che lui ha fatto, un prete che si è misurato con la concretezza della vita pastorale della nostra diocesi, sia come vicario parrocchiale e poi per due volte come parroco. È un prete che è attento alle dimensioni, diciamo così, delle periferie, come piace dire al Papa, periferie geografiche, missionario in Africa, periferie umane, attenzione al carcere. Ecco, mi sembra molto bello che egli possa riunire queste dimensioni spirituali, pastorali e di servizio agli ultimi e che ora potrà tradurre tutto questo in un governo illuminato della nostra diocesi. Mila, sulla parola di commiato, rimane in Firenze, la scelta di amore. Sì, io rimango qui, prima di tutto perché ormai mi sento, non me ne vogliano i Folignati, mi sento più fiorentino che Folignate. Ormai. Ho vissuto sempre la mia vita in rapporto a quello che è stato il mandato che mi è stato dato. Per cui io sto qui, le merito, continuo ad essere vescovo di Firenze, seppure con una parola in più che significa molto, che è merito. Quindi non so se ho meritato di rimanere a Firenze, però ci sto molto volentieri e farò quello che fanno i vescovi emeriti, un po' di cresime, qualche riflessione spirituale, insomma sfruttatemi per questo, non più per governare, già altri due mesi e poi smetto. Questa scelta rispecchia la visione della Chiesa che il Papa proprio qui in cattedrale aveva dato, sì, nel 2015. Diciamo che la figura di Don Gherardo è perfettamente in linea con quello che è il cammino della Chiesa oggi sotto la guida di Papa Francesco. Per questo direi che rafforza ulteriormente il legame con la Chiesa di Roma, con il Papa, e davvero mi ha fatto molto piacere che tra noi, fatemi dire anche un'altra cosa, non ho detto prima ma ci tengo a dirla, cioè questo è il quinto vescovo che da quando sto qua io la Chiesa Fiorentina dona alla Chiesa Universale. Questa volta ce lo siamo tenuti in casa, no? Però in 15 anni aver proposto al Santo Padre 5 preti fiorentini che potevano assumere la guida di una diocesi, mi sembra che significhi il Papa ha un po' di fiducia verso questa Chiesa, anzi molta fiducia verso la Chiesa Fiorentina e gli anni, il cammino che abbiamo fatto in questi 15 anni. Grazie. Grazie. Grazie.